Quindi io penso che casi di integrazione ce ne siano veramente tanti e sono da portare come esempio, ma soprattutto sono da portare come esempio a tutte quelle persone che stanno arrivando in Italia e che non si vogliono integrare, perché purtroppo ce ne sono tante. Il problema è quello. Con i casi di integrazione che abbiamo visto si scontrano con tutti quei casi di tutte quelle persone che sono a non far niente, ai margini delle strade, negli alberghi a non fare niente. Io continuo a portare alcuni esempi, ne porto due, velocissimo. Il primo, in provincia di Pavia c'è stato un sindaco che ha dato a questi migranti che sono a fare niente tutto il giorno negli alberghi del suo paese, ha dato la possibilità di aiutare la collettività attraverso lavori socialmente utili. Erano 50, dopo qualche giorno non si è più presentato nessuno perché era più comodo stare in albergo. Altro caso di non integrazione, l'ho visto ieri insieme al consigliere regionale Rixi in Liguria, in via Turati c'è un mercatino fatto da 300 persone circa, vicino al Porto Vecchio di Genova, dove il comune di Genova non fa niente, uno schifo assoluto, e dove ci sono persone che stanno lì tutto il giorno a non far niente, a vendere merce di dubbia provenienza.